Per tutti noi è facile cadere in confusione, ma non è colpa tua se non sai più chi sei. Da quando sei nato sei stato etichettato. Nome, nazionalità, razza, colore, provenienza, pedigree. Questo sistema sociale sa già tutto di te. Ti timbra con un nome e ti incasella. Da quel momento hai già una storia, sei già una rotellina del sistema. Nata all'interno del sistema e pronta ad essere assimilata. Assimilare significa rendere simile. Ed è questo l'intento dell'educazione socioculturale e familiare. Renderti un essere socialmente compatibile, integrabile, simile ed utile al sistema. A tal scopo il cervello del bambino viene costantemente bombardato da informazioni che tendono ad educarlo a pensare. Ma è proprio così, è vero. Veniamo davvero educati a pensare. L'atto del pensare è estremamente attivo e creativo. Il vero pensare sorge da una domanda, esterna o interna non importa, importa il sorgere del bisogno di una risposta. Ma spiritualmente consiste nella ricerca di una risposta interiore, che non ci venga data dall'esterno in forma omogenizzata, già masticata e predigerita. Una pappardella per neonati. Non siamo neonati che si rifugiano nel seno della madre a caccia di rassicurazioni. Oggi scegliamo di essere uomini e donne, in cerca di risposte profonde. E queste risposte sono proprio all'interno. Non cercarle più all'esterno se vuoi smettere di restare deluso. Trova l'unica costante che esiste in questo folle mondo umano. È il tuo spirito. Medita nel profondo silenzio con coraggio. Inizia a scoprire cosa non sei, cosa stai facendo che non ti appartiene veramente. Parti dalle falsità. Svelale dentro te stesso, ad una, e comincerà ad entrare un po' di luce. E se scoprirai che dentro non sei poi così bello come pensavi, sii grato per averlo compreso. Almeno adesso sai cosa fare. Perdonati e continua ad osservare onestamente con te stesso, in solitudine e silenzio. Osserva e gioisci se trovi armonia. Osserva e perdona quando non riesci, quando non ce la fai. Accetta le tue imperfezioni con amore e compassione, perché sai che stai facendo del tuo meglio per ritrovarti. Non è colpa tua se non sai più chi sei. Ora medita e vai ad incontrarti, dentro te stesso, in silenzio e solitudine. Tutto ciò che ti occorre è onestà e una gran dose di coraggio e tanto tanto amore e compassione verso te stesso. Thank you.